tutti a lagnarsi dello sgarbo del sultano Erdogan e poi alla fine nessuno vuol vedere il reale problema tra Turchia ed Europa. Salve, buonasera. Certo, nessuno si scandalizza. Nessuno si scandalizza per le due cose. Uno è l'aspetto formale, veramente, che segna, che dà il senso della politica del sultano Erdogan rispetto alle donne, con quel atroce, insomma, atteggiamento nei confronti della von der Leyen, che addirittura senza seggiola, ma anche Michel, che non si è alzato per offrire, mi sembra che non è che ha fatto la parte Del cavaliere, del insomma. cavaliere minima, del cavaliere minima. Però il punto vero è che i due si sono recati dal sultano per fargli fare la politica che loro non hanno il coraggio di fare, in maniera ipocrita, in maniera ingiusta. Secondo me, smantellando anche l'idea dell'Europa come regno dei diritti civili e sociali, più degli altri grandi blocchi odierni, gli Stati Uniti e la Cina, vanno lì a comprare una politica del sultano Erdogan che a soldi di miliardi, lo pregano, trattano per bloccare i flussi migratori. Ecco, io credo che cioè l'Europa, che da un lato non assume la Turchia dentro l'Unione Europea, ma dall'altro alla Turchia gli dice che è il suo confine. Certo, i segnali non è che sono molto positivi, nobile Tasso, perché se la prima uscita, diciamo, come primo ministro nel Mediterraneo di Draghi, del capo del governo dei migliori, è quella di lodare il governo libico per il trattamento dei migranti, vuol dire che siamo molto molto distanti dalla realtà. È una opzione, è una politica molto deludente, in quanto la Libia è stata condannata da tutti gli organi internazionali per come tratta i migranti. E resta sempre il problema dei vaccini, siamo sempre lì a ripeterlo. E dobbiamo ripeterlo perché non ci siamo. Settori economici, come dicevamo, che sono esasperati da certe situazioni. La manifestazione, certo, era infiltrata anche da brave persone, nel senso che era infiltrata da brave persone, però la sostanza c'è. La sostanza è che non si può chiudere l'attività per un anno ai ristoratori, non si può impedire il commercio degli ambulanti, e allo stesso tempo non c'è una politica vera nei confronti di questi, né il sostegno economico né l'abbassamento dei costi fissi. È evidente che, voglio dire, stiamo portando all'esasperazione interi settori, e poi l'Istat ci dice che sono, in un solo anno abbiamo perso 945.000 posti di lavoro. Allora, pertanto bisogna cambiare politica. Draghi, devi cambiare politica. Occorre dare i ristori, i sostegni a interi settori e farlo velocemente. Non ci sono i soldi? Benissimo, cioè malissimo. Ma i soldi ci sono in Italia e ce l'hanno i milionari e i miliardari. Occorre una patrimoniale per sostenere i più poveri, i colpiti da il Covid. E ovviamente per fare questo nessuno si salverà se il vaccino non è un bene comune, perché se anche diventiamo immuni in Italia, ma se in Libia, in Marocco, in Algeria ci sono le varianti, prima o poi arrivano qui e prima o poi ricominciamo da capo. Allora bisogna far sì che, come dice esattamente Papa Francesco, ci sia l'internazionalismo del vaccino, cioè che tutta l'umanità si senta colpita e che gli obblighi di proprietà nei confronti delle multinazionali del farmaco decadano, e che sia possibile, necessario e urgente produrre il vaccino per tutta l'umanità.
E ci occorre ovviamente una svegliata in Umbria, perché se noi il sabato e la domenica e il lunedì di Pasqua riusciamo a fare ufficialmente 14 vaccini, vuol dire che siamo al disastro totale.